Israele sotto attacco, il podcast di ADN Kronos che racconta il conflitto in Medio Oriente. Bentornati da Valerio Masia. Nuovi attacchi israeliani nel sud del Libano contro gli Hezbollah. Quattro operativi dell'organizzazione sciita filo-iraniana sono stati uccisi in un raid aereo. Sale così a 151 il numero dei miliziani di Hezbollah uccisi dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas. Timore di un'escalation del conflitto è stato espresso dal ministro degli esteri libanese Abdallah Abu Habib parlando alla CNN, mentre il capo della diplomazia americana Anthony Blinken inizierà nelle prossime ore una nuova missione in Medio Oriente nella speranza di evitare un allargamento della guerra dopo l'uccisione a Beirut del numero 2 di Hamas e gli attentati in Iran durante le celebrazioni per il quarto anniversario della morte del generale Qassam Soleimani. Le operazioni delle forze armate israeliane nella striscia di Gaza non solo vanno dunque avanti, ne parla il maggiore Aaron Aliva, capo della direzione dell'intelligence dell'IDF. Per quasi 90 giorni lo Stato di Israele e l'IDF sono stati in una guerra su più fronti. L'IDF, compresa la direzione dell'intelligence militare, sta operando in difesa e in attacco. Questa non è una campagna facile, ci vorrà del tempo, ma raggiungeremo gli obiettivi. Abbiamo la forza, il potere, l'abilità e noi abbiamo l'intelligence militare, la risorsa più preziosa e importante che abbiamo. L'esercito israeliano ha neutralizzato numerose squadre anticarro di Hamas nella striscia, intensificando i combattimenti nella zona centrale e meridionale dell'area. A Khan Yunis, i riservisti della brigata Kiriati hanno indirizzato l'aeronautica israeliana su 3 membri di Hamas e hanno eliminato altri 2 miliziani armati asserragliati in un edificio. Sempre a Khan Yunis, un caccia israeliano ha colpito un deposito di armi. La TV satellitare Al Jazeera riferisce di bombardamenti continui nella notte contro aree nei pressi della zona di Al-Mawasi, che secondo l'emittente rientra tra quelle indicate dai militari israeliani per gli sfollati. Almeno 17 palestinesi, comunica la Mezzaluna Rossa, sono invece rimasti feriti nel corso di un intervento dell'IDF nel campo profughi a Tulkarem, nella Cisgiordania occupata. Infine, l'alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Turk, si è detto molto turbato dalle dichiarazioni di alti funzionari israeliani sui piani di trasferimento dei civili da Gaza a paesi terzi. Ferma condanna sui piani di spostamento è stata espressa dall'alto rappresentante UE per la politica estera, Borrell, che li ha definiti severamente vietati in quanto grave violazione del diritto internazionale umanitario. E per oggi è tutto. Israele sotto attacco è un podcast originale ADN Kronos. Seguici su tutte le app e piattaforme podcast. Iscriviti al canale, abilita le funzioni, segui e notifica e lascia una recensione. Altre notizie, ultim'ora e approfondimenti su adnkronos.com.